Buongiorno e ben ritrovati al Weekly Report di MQL Suite. Oggi è lunedì 10 luglio. In Cina le ultime rilevazioni deludono le aspettative, evidenziando un calo dei prezzi alla produzione a giugno, mentre i prezzi al consumo rimangono invariati a livello più basso da giugno 2021. L'Hang Seng di Hong Kong sulla settimana si apprezza dell'1,45%, il composito di Shanghai dell'1,59%, il Nikkei sale dello 0,63%. L'S&P australiano invece perde il 3% questa settimana, nell'attesa del dato sulla fiducia dei consumatori per il mese di luglio, che sarà pubblicato domani. Negli Stati Uniti i dati sull'occupazione venerdì hanno evidenziato un raffreddamento del mercato del lavoro, ma non è sufficiente per far desistere la Fed da un nuovo aumento dei tassi. Si attendono adesso i dati sull'inflazione, che saranno rilasciati mercoledì, e rapporti sugli utili delle grandi banche statunitensi. A Wall Street i principali indici si muovono in territorio negativo. L'S&P 500 perde lo 0,26%, il Nasdaq l'1,53%, il Dow Jones l'1,86%. In Europa, la fiducia degli investitori a luglio diminuisce, deludendo le aspettative e raggiungendo il valore più basso da novembre 2022. Rimane particolarmente drammatica la situazione in Germania, dove c'è attesa per il dato sull'inflazione di domani. L'Eurostoxx 50 è poco mosso intorno all'apertura settimanale. Gli altri grandi indici europei sono misti. In calo il DAX e il CAC 40, che perdono rispettivamente il 3,12% e il 3,66%. Il FTSE MIB invece si apprezza dello 0,77%. Il FTSE 100 è piatto. L'oro si apprezza sui timori di un nuovo aumento dei tassi negli Stati Uniti e guadagna lo 0,54%. I prezzi del petrolio continuano a salire dopo che la Russia ha ribadito l'intenzione di tagliare la produzione nel mese di agosto, riducendo le esportazioni. Il Brent guadagna l'1,77%, il WTI il 2,39%. Importanti notizie arrivano dal settore cripto. Si è concluso 2 giorni fa l'incontro della Fed e di alcune istituzioni finanziarie per l'introduzione di una valuta digitale interbancaria basata sul dollaro, che consentirà pagamenti in dollari in tempo reale e regolamenti transfrontalieri. Il Bitcoin perde lo 0,13%. Sono in calo anche Ethereum e Litecoin. Nel comparto valutario, questa settimana il dollaro USA è la valuta più forte e al momento dell'analisi guadagna oltre il 2% sul paniere. Segue l'euro, che sul paniere performa l'1,57%. La sterlina e lo yen sono poco mossi, le valute oceaniche si indeboliscono. Il dollaro neozelandese perde l'1,18% sulle controparti, il dollaro australiano il 4,71%. L'analisi del sentiment al momento della lettura evidenzia un contesto riscontro per la settimana corrente. Ci aspettiamo quindi un apprezzamento degli indici e dei dollari. Ed ora vediamo insieme l'opportunità di trading per questa settimana secondo gli studi MQL Suite. Iniziamo dalla coppia best and worst della sessione. Il cambio dollaro australiano contro dollaro americano apre la settimana a 0,6683, poco sotto i massimi precedenti a 0,6705, e perde lo 0,83%, estendendo il trend ribassista dei periodi più ampi. Il mercato scambia al di sotto di tutte le medie, schiacciato da un RSI inferiore a 50 punti su tutti i time frame fino al mese, invalidando così le previsioni settimanali. Le vendite sono scattate a 0,6681. Fintanto che gli scambi si manterranno al di sotto di questa soglia, daremo fiducia allo short. Per un recupero dovremo attendere un ritorno a 0,67. L'euro è poco mosso nel cambio col dollaro americano. Il mercato scambia su prezzi superiori a tutte le medie, mentre l'RSI positivo fino al mese conferma un mercato molto forte nel breve termine. Il prezzo apre la settimana a 1,0956, poco sotto i massimi precedenti a 1,0973. Attendiamo il breakout del livello long 1,0976, area che coincide con un'importante resistenza creata nelle ultime settimane per la conferma di un apprezzamento. Per uno scenario ribassista, invece, monitoreremo il livello short 1,0935. L'indice Eurostoxx 50 apre la settimana a 4.234,70, recuperando dai minimi precedenti a 4.196,80 e corregge dal trend ribassista di medio termine, ma scambia ancora al di sotto della media settimanale. Le statistiche danno al 60% le probabilità di chiudere la sessione in guadagno. Al momento dell'analisi, l'RSI superiore a 50 punti su settimana e mese lascia ben sperare in uno scenario rialzista. Soltanto il breakout
dato del livello Long 4267,30 confermerebbe questo scenario. Una discesa degli scambi al di sotto di area 4202, al contrario, favorirebbe le vendite. La settimana è impostata a ribasso per l'S&P 500, che scambia al di sotto della media di periodo. Tuttavia, l'RSI rimane positivo dal giorno al mese, mettendo in guardia da una forte pressione in acquisto ancora attiva. Le statistiche, a loro volta, sono favorevoli al 70% ad un apprezzamento questa settimana. L'avvio delle contrattazioni è a 4.402,73, in correzione dai minimi precedenti a 4.385,01. Il prezzo viola a livello short 4.392,36, attivando le vendite. La tenuta di questo livello favorirebbe il ribasso. Per un recupero dovremmo attendere un ritorno su prezzi superiori a 4.413,30. Il contesto settimanale appare ancora incerto per l'oro, che nonostante le perdite scambia ancora al di sopra della media settimanale, sostenuto da un RSI positivo su settimana e mese. L'open è a 1924,99, in calo dai precedenti massimi a 1935,03. Al momento dell'analisi, il prezzo tratta ancora all'interno della zona no trade. Per uno scenario rialzista, monitoreremo il livello long 1929,72. Per un ribasso, invece, ci concentreremo sul livello short 1920,26. Le statistiche danno al 60% le probabilità di chiudere la settimana in territorio positivo. Il VTI si indebolisce questa settimana, schiacciato da un RSI inferiore a 50 punti su settimana e mese, e corregge così dal trend rialzista di medio termine. Contribuisce a questa correzione anche il test del livello di rendimento tonto, più 4%, raggiunto sul mese. Gli scambi prendono il via a $73,79, in leggero calo dai massimi della scorsa settimana a $73,85. Al momento dell'analisi, il mercato attacca il livello short 73,17. La sua violazione confermerebbe un ribasso. Per un'estensione dei guadagni precedenti, invece, attenderemo una salita oltre area 74,41. Per il Bitcoin, la settimana è impostata a ribasso, convalidando così le statistiche, al 61,54% favorevoli ad una settimana in calo. Soltanto l'RSI diverge dal prezzo, con valori positivi dal giorno al mese. L'open settimanale è a 30.170,04, in recupero dai minimi precedenti a 29.687,74. Al di sotto del livello short 29.903,80 sarebbero favorite le vendite. Per un'opportunità in acquisto attenderemo la violazione del livello long 30.436,27. È tutto per questa analisi. Vi do appuntamento al webinar di mercoledì 12 luglio insieme a Fabrizio Alessandro, in cui parleremo di indicatori di correlazione. Nel frattempo, con un conto DICMIL potete scaricare e attivare gratuitamente MQL Suite tramite il link fornito in allegato. Il team MQL Suite vi augura buon trading!